Amici di News Auto, ci troviamo nello stand BMW. Andiamo a vedere da vicino i concept BMW. Sì, Angelo, partiamo subito con il concept della nuova Z4, una vettura sviluppata insieme a Toyota, di cui potete ammirare il nostro video sulla nuova Supra. In questo caso vediamo appunto la nuova Spider BMW. Guardate qua davanti i due reni BMW come vengono esaltati, vengono veramente ingranditi su questa, su questo frontale. Bella anche l'ala qua davanti, tutta in carbonio. Fare ovviamente full LED, di lato possiamo vedere i cerchi da 20 pollici, mentre poi andiamo a fare un attimino un salto nell'abitacolo e notate subito questa differenza di colore tra i due sedili. Questo perché? Perché l'abitacolo è incentrato tutto sul guidatore. Se vedete, infatti, la plancia è ovviamente rivolta verso chi sta guidando. Doppio monitor all'interno, uno per la strumentazione digitale e uno ovviamente per il sistema di intrattenimento. Molto interessante anche il volante con le palette al volante, ovviamente. Adesso andiamo a vedere invece la nuova M8 svelata qua in anteprima. Altro concept di BMW, M8 Gran Coupé, davvero formidabile ragazzi, la rinascita della serie 8. Sì, esatto Angelo, questa è la vettura che andrà a sostituire nel 2019 l'attuale serie 6, ovvero la famiglia di quei grandi coupé di BMW. La serie 8, ricorderanno molti di voi, era veramente una grandissima coupé passata poi alla storia e ormai desiderata da tutti quanti, tutti la rivogliono ed eccola qui, attualmente sotto forma di concept. Vediamo anche su questa vettura i due reni BMW veramente ingigantiti all'inverosimile, grandissime prese d'aria. Questa è, anticipa quella che sarà la versione più sportiva, ovvero la M8. Lateralmente invece possiamo notare la fiancata molto slanciata, un tetto spiovente e poi interessante anche la colorazione che, Angelo, dici sì, un po' come si chiama. Visto che io ho fatto francese, si chiama Salève Vert, che passa dal verde al grigio, poi dipende dalla luce, però è molto bella vederla da vicino quest'auto. Esatto, verde, grigio ma anche blu, e quindi una colorazione veramente particolare per questo concept. Chiudiamo poi sulla coda che possiamo vedere integra perfettamente lo spoiler, quindi una soluzione che ancora non avevamo visto sulle nuove BMW, ma devo dire che sta veramente bene su questa Gran Coupé. Gran Coupé che verrà declinata ovviamente anche nella versione coupé a tre porte e cabrio. I motori ancora non si sa nulla, ma ipotizziamo ci saranno sia il 3 litri 6 cilindri sia ovviamente il V8 e chissà, magari anche il V12 biturbo. Finiamo con X7, il maxi SUV di lusso, molto bella ragazzi. Sì, questo è un altro concept di BMW che anticipa le linee di questo maxi SUV che andrà a sfidare sicuramente concorrenti come Mercedes GLS e Audi Q7. Una vettura anche questa incentrata ovviamente sul pilota, rivediamo lo schema della plancia orientata verso chi guida, schermi anche qua da più di 12 pollici, 12,3 per l'esattezza, ma ci sono anche degli schermi che ricordano un po' dei tablet per chi siede al posteriore. Interessante anche il dettaglio delle maniglie annegate qua nella carrozzeria che ricordano tanto quelle della Range Rover Velar. Cerchi veramente enormi, abbiamo qua dei 23 pollici, chissà se arriveranno anche sulla versione definitiva. E poi interessante notare anche qua i fari, abbiamo dei BMW laser addirittura con lo stesso taglio che si può notare sull'attuale BMW X2. Avevamo detto reni esagerati della BMW su questi due concept, qua veramente non si è battato a nulla, veramente si è esagerato al massimo, un rene esagerato, due reni esagerati, un logo esagerato per una vettura veramente esagerata. Un'auto stupenda, Marco, io già mi vedo, io, mia moglie e i miei figli su quell'auto, però non ho una moglie e dei figli. Comunque restate su www.newsauto.it, spolliciate sul nostro Facebook, fate un salto sulla nostra pagina ufficiale, quella di YouTube, e fateci sapere se queste auto vi piacciono o meno qui nei commenti.